se la legge deve essere così, deve essere per tutto, se no non la fanno per niente, la fanno dove vogliono loro e basta. Non ha senso la cosa, anche sui traghetti hanno detto di no. Non ha senso, perché tu da dove arrivi? Che poi non è, secondo me, la quantità delle persone, basta una. Il risultato è quello che si è visto già. Io sono proprio contrario al vaccino. Sono proprio... Il Green Pass non ha motivo di esistere. Perché non si può rendere la persona obbligarsi a fare il vaccino per andare in giro. A questo punto qua è come se uno è agli arresti domiciliari. È una contraddizione, non è obbligatorio, però se io devo fare questo, quello, quell'altro, ci vuole il Green Pass e tu mi metti in condizione di farlo. Che non è giusto, effettivamente, cioè, è la stessa cosa. Cioè, poi negli autobus si è ancora più calcati, diciamo. Quindi lei dice dovrebbe essere introdotto dappertutto, su tutti i mezzi? Certo. Sono favorevole nella maniera più assoluta, perché sono per il vaccino, tuteliamoci, obbligatorio per tutti. Non sarà obbligatorio il Green Pass sui trasporti pubblici urbani, quindi sui bus non è obbligatorio. Su questo cosa pensa? Forse doveva essere introdotto? Diversamente, perché io sono di Torino e Torino abbiamo comunque dei pullman che sono veramente pieni, pieni, pieni. E ci fosse anche lì l'obbligatorietà, sarebbe vantaggioso. Lei che cosa pensa? Uguale, anche se mi rendo conto che è difficile obiettivamente riuscire poi a garantire nelle grandi città, un conto sono le piccole città, nelle grandi città è problematico, chi controlla, chi... Ridicolo, punto e basta. Perché secondo lei doveva essere messo su tutti i mezzi oppure no? Dappertutto. Come la vaccinazione obbligatoria dovrebbe essere, semplice. Non abbiamo capito niente, anche chi è vaccinato deve tenere la mascherina, perché comunque il rischio c'è, per cui anziché girare in città con una giornata come oggi piena di gente, nessuno ha la mascherina. Lei sul Green Pass obbligatorio è contrario o favorevole? Favorevole al Green Pass obbligatorio, io sono favorevole all'obbligo, perché con le regole forse si riesce a ottenere qualcosa, se non diamo le regole la gente fa quello che vuole e da questa situazione non ne usciamo. Tutte le misure sono ben fatte purché servano per prevenire il Covid. Noi veniamo dalla Sardegna, abbiamo preso l'aereo, abbiamo preso il treno, non c'è stato nessun controllo, ma noi nello zaino abbiamo già tutti i documenti cartacei. Incongruenze molto grandi, quindi... Deve essere messo dappertutto. Sono tutti i mezzi di trasporto e quindi deve essere su tutti, se no su nulla, nel senso, quindi non vedo perché il pullman no, l'autobus e l'aereo sì, e viceversa. Quindi, come tante altre cose, come andare al bar, la mascherina, al bancone la togliti, cioè ci sono veramente tante incongruenze. È una scocciatura enorme per tutte le persone. Dovunque si va, poi si è impediti, lasciamo stare, per carità. L'autobus devono comprarne di più.